Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con Terzo Tempo Live per parlare diffusamente del campionato di Serie B, in particolare della vittoria esterna, la seconda in questa stagione del Pescara che ha sbancato a 30 anni di distanza il Tardini di Parma, 1-0, il gol partita firmato da Gaston Brugman a 5 minuti dall'epilogo della contesa in Serie C, festeggia anche il Teramo in rimonta, ha battuto il Padova di Bisoli grazie ai gol di Varas e Ilari. Nel corso di questa trasmissione naturalmente vi proporremo la sintesi del nostro inviato Paolo Durante. Buonasera Gianluca Colonnello, buonasera. Gianluca che naturalmente stava guardando i riflessi filmati della partita della Juve che è stata sconfitta in casa dopo tantissimo tempo allo Juventus Stadium dalla Lazio, 2-1 il verdetto finale. Da dire Farris. Bravo, Farris, Massimiliano Farris, tuo ex compagno di squadra nel Pescara 1995-96, se non vado errato, assistente di Simone Inzaghi. La Lazio ha vinto in rimonta, Douglas Costa aveva sbloccato il punteggio per la Juve, doppietta di Ciro Immobile, cresciuto proprio nella Juventus, 3 presenze in prima squadra dal 2008 al 2010 e poi all'ultimo respiro il rigore calciato malissimo, dobbiamo dire, da Dybala, però ha salvato, porta il risultato il portiere della Lazio Stracoscia. Buonasera Vincenzo Cilli. Buonasera Massimo, grazie per l'invito. Sì, guardavo anch'io. Ciro Immobile è stato fischiatissimo dal pubblico juventino proprio per quello che tu dicevi, ricordavi, insomma, ha trascorsi nella Juventus. Certo che anche il campionato di Serie A è estremamente strano, perché da questa Lazio veramente ci possiamo a questo punto attendere di tutto, e poi fra un po' inizia un'altra grande la partita. E tu già sei un po' in fibrillazione per la tua Roma, la Roma che ospiterà. È stata una giornata splendida, la cosa più bella è Pescara che ha vinto e ha convinto. La Juve ha perso, adesso certo se vince anche la Roma dobbiamo stappiamo una bottiglia di champagne. Io vorrei sapere che cosa ne pensa in merito il nostro regista Max Pacilio. Di fede partenopea. Allora, alle 25 minuti diamo uno sguardo al quadro completo dei risultati in Serie B. Naturalmente sono aperti i telefoni, allora prendiamole subito le due telefonate. Pronto Rete 8 Sport, perché dobbiamo farvi vedere la sintesi di questa partita. Pronto Rete 8 Sport, parliamo con Massimo. Ciao, sono Mauro, scusi. Ciao Mauro, carissimo, ben risentito. Senti, siccome lunedì avevo criticato Brugman, poi l'ho invocato. Ha ragione sempre il maestro, non c'è nulla da fare, quello è il suo ruolo. Si deve convincere lo stesso ragazzo, perché insomma ha fatto poche cose ma determinanti anche oggi. Assolutamente, mi sono piaciuti tutti quanti. Senti Massimo, vorrei che rimarcassi un po' l'atteggiamento del Parma, specialmente della panchina. Sì. Che ha letteralmente mandato per non dire altre cose, con i labiali che si sono visti chiaramente in TV, l'arbitro è stato letteralmente mandato a quel paese per una decina di minuti. Sì, tra l'altro in maniera immotivata, perché l'intervento di Palazzi su Barai è stato nettamente sul pallone, Massimo, pulitissimo. Il nostro Pescarese Laverta ha rilasciato una dichiarazione a fine partita assolutamente fuori luogo. Addirittura dice che lui c'era espulsione e rigore, cioè stanno proprio fuori di testa tutti questi qua. Poi come fai se l'allenatore c'ha questo atteggiamento e poi anche i giocatori, c'è quello là che c'ha 40 anni che calcia, quello doveva essere espulso, addosso a Mancuso. Sì, cioè questo manco in prima. Sono d'accordo con te. Lucarelli che ha calciato il pallone con Mancuso a terra, ho fatto vedere prima di questa trasmissione proprio l'azione a Gianluca Colonnello, che conveniva con me quantomeno un'ammonizione se non espulsione lì, allora, no? Ma minimo un'ammonizione. Abbiamo sempre avuto i signori come allenatori. Certo. Ma
tutta la vita, perché non si può giocare così, insomma. Assolutamente, insomma, D'Aversa ha scivolato il piede, diciamo così, sulla frizione, mettiamola però in questo sono, modo. Sono stati espulsi, quindi. Sì, no, però insomma in quel momento, voglio dire, c'è stata una reazione veemente, spropositata da parte della panchina degli Emiliani. Tra l'altro noi avevamo già visto che l'intervento di Palazzi era sul pallone pulito, però abbiamo avuto qualche dubbio, abbiamo rivisto l'azione al rallenti e abbiamo avuto l'ennesima conferma. Io mi chiedo come faccia un allenatore, il suo assistente, a vedere benissimo dalla panchina. Cioè, mi pare forse tenevano molto alla partita. Probabilmente sì. Io posso essere quello, perché due espulsi, allenatore, direttore sportivo, poi c'è stata la situazione del capitano Lucarelli. Questo dimostra tensione. Molta tensione, tra l'altro ingiustificata, direi, perché poi insomma nel primo tempo, tra l'altro, le squadre sono rimaste più o meno a guardare. Partita tranquilla, sì. Pescara si è schiacciato molto nella sua metà campo, il solito Pescara. Io alla giustissima osservazione del telespettatore Mauro, se non sbaglio. Sì, Mauro. Aggiungerei anche la sostituzione di Calaiò, perché si è visto dal labiale che Calaiò mandava letteralmente a quel paese il quarto uomo, quindi insomma, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Sì, magari lì in quell'episodio, poi estrapoleremo dalla sintesi due o tre episodi da Moviola, forse lì c'è qualche dubbio. Sul calcio di rigore non dato, sì, perché Zampano così ha fatto rivedere Sky. Nella partita. Noi prima l'abbiamo visto, no. Mette le mani su, accentua la caduta. No, le mani no. Si sono presi. Bisogna vedere se c'è il contatto tra i piedi. Soltanto se si sono toccati i piedi, perché rigore non c'è, assolutamente si sono spintonati normale, spalle e spalla. Assolutamente. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera. Però questo nulla toglie alla vittoria del Pescara, che non ha rubato assolutamente nulla. Parliamo con Francesco da Montesilvano. Francesco, buonasera. Un saluto a tutti voi, al colonnello. Grazie. E soprattutto al signor Cilli, che noi ci siamo conosciuti lì al Poggio l'anno scorso. Buonasera, ciao. È stata una trasmissione, una delle tante che questa settimana hanno blablato alla grande contro Zeman. E bene o male siamo a due punti dalla vetta, ma la gente dopo 8 partite. Ma di che cosa stiamo parlando? Zeman è Zeman, meno male che sta a Pescara. E ci divertiamo. Mo oggi io purtroppo non ho potuto vedere la partita, l'ho seguito tramite diretta perché stavo a lavorare, non l'ho potuta vedere. Però ho visto magari là sul terzo canale, sulla Rai, Mancuso proprio, quel ragazzo che si fa palena, si vede che quello nel gioco di Zeman ci sta bene. E quindi che pensassero a fare il tifo al Pescara e la smettessero questi della televisione, non voi, solo tu, che sei juventino, non parli male di Zeman. Sta settimana in tutti i programmi, ieri sera ho cambiato, ma io sono distaccato, sono un simpatizzante della Juve, cioè in realtà non me ne frega nulla, e quindi vedo il calcio con molto distacco, come dovrebbe essere secondo me, perché stiamo parlando di un gioco, no? Bravo. Guarda, io ho un mio motto su WhatsApp mio: io non sono felice nel vedere gli altri soffrire, ma nel vedere me stesso migliorare. Gente sta sempre a pensare ai guai degli altri. Zeman è vecchio, Zeman è il più grande allenatore che ci sta. Tutti copiano Zeman. Che sentissero cosa ha detto Venturato. Oggi ha perso con la Cremonese, con cui noi abbiamo un bel modo di smesso. Sì. Tra l'altro la Cremonese è in 9 uomini. No, noi siamo là. Zeman non esiste dentro o fuori casa, la gente non vuole capire questo. Zeman può vincere a tutte le parti come può perdere a tutte le parti. Perfetto. La partita l'altro giorno l'abbiamo persa qui in casa perché i giocatori noi si sono messi a segnalare fuori gioco sul secondo gol invece di correre, se no non lo prendevamo, quello l'hanno fatto l'azione. Perfetto, Francesco, dobbiamo correre. Grazie Francesco. Io volevo fare un distinguo perché io sono un ammiratore di Zeman soprattutto per l'integrità morale del personaggio. Certo. Poi ci sono delle cose che sul piano tecnico io non condivido, ma questo è un altro discorso, è un fatto acclarato che sia un maestro di calcio, questo è poco ma sicuro. Allora, il quadro completo dei risultati di questa giornata, un'altra telefonata, allora mandiamola subito e poi Max, lo chiedo a Max Paciglio, interrompiamo per un attimo le telefonate perché dobbiamo mandare la sintesi della partita. Pronto Rete 8 Sport. Grazie, buonasera, salve, sono Antonio Mauro da Atri. Antonio Mauro da Atri, perfetto.
Sì. Sì, volevo fare tanti complimenti a un grande terzino del Pescara che è Colonnello, è un grande. Grazie, grazie. Vabbè, è stato un grande, dai, su, dai. Ricordo le prime partite che mio padre sì, vabbè, ma stiamo a parlare di 25, 26 anni fa, 30 anni fa. Dai. Scherzo, dai. È stato un grande. Poi vorrei grazie, un complimento anche al conduttore e alla trasmissione. Poi vorrei sottolineare il grandissimo gol del Pescara che è stato da manuale dal calcio. È vero. Con quattro passaggi sono andati in porta e penso che abbiamo dato una lezione di calcio e di educazione fuori dal campo. Benissimo, grazie Antonio Mauro. Grazie. Un saluto a tutti, grazie. E buonasera. Un abbraccio, buonasera. Un abbraccio, una lezione fuori dal campo, sono assolutamente d'accordo, lezione di calcio, insomma, non proprio perché poi la partita è stata bruttina, più vivace nella ripresa, il Pescara non ha rubato nulla, tre punti pesantissimi di inestimabile valore, la classifica, o meglio, primi risultati di questa nona giornata del girone di andata, seconda vittoria esterna, la terza in totale per i biancazzurri, tra l'altro una insospettabile solidità difensiva, hanno subito i ragazzi di Zebra soltanto due gol nelle ultime quattro partite, nelle ultime tre trasferte zero gol al passivo tra Cremona, Carpi e appunto oggi Parma, Ascoli Venezia 3-3, Avellino Salernitana nel derby campano domani alle 17:30, Brescia, Novara batte Brescia 1-0, comincia a valere l'avventura di Pasquale Marino sulla panchina dei Lombardi, ha sostituito in settimana, due giorni fa a dire il vero, Roberto Boscaglia. Carpi batte Cesena 2-1, anche il Carpi è tornato a flirtare con il successo, non accadeva dalla terza giornata e anche la prima sconfitta per Castori sulla panchina dei Romagnoli, Castori che è stato l'artefice principe del miracolo Carpi nelle ultime stagioni a Cittadella, Cremonese batte Cittadella 2-1 in 9 uomini, si è imposto alla squadra di Attilio Tesser, Entella Empoli e il posticipo di lunedì alle 20:30, Foggia batte Perugia ieri nell'anticipo 2-1, Frosinone e Palermo 0-0, a Parma Pescara batte Parma 1-0, tra pochissimo le immagini, Ternana Spezia 4-2 in rimonta, la vittoria della squadra di Pochesci, subito duplice vantaggio per lo Spezia e poi si è scatenata la squadra Umbra, 4-2 il verdetto finale, Pro Vercelli Bari 2-2, la classifica aggiornata sempre più corta, un campionato che non esprime certezze, assolutamente dopo 9 giornate, probabilmente ancora presto, ma forse c'è un livellamento chiaro in basso di questo campionato, poi sentiremo sia Gianluca che Vincenzo Cilli, Palermo e Frosinone in testa con 15 punti, Empoli, Venezia e Carpi 14, Avellino, Cremonese, Perugia, Pescara, Bari, Cittadella e Novara 13, Entella 12, Parma 11, Ternana, Brescia, Spezia e Foggia 10, Salernitana, Pro Vercelli, Ascoli 9, chiude il Cesena con 7 punti, livellamento in basso, siete d'accordo? Sì, sì, abbiamo parlato qualche settimana fa, avevo detto bisogna aspettare la 12ª, 13ª giornata, però è strano, non decolla, ci sono continui ribaltamenti sia sopra che sotto, perché fino a 2-3 settimane fa guardavamo la Pro Vercelli, certo. E vedevamo che aveva grosse difficoltà, però nelle ultime tre partite la Pro Vercelli ha vinto a Perugia, sì, ha fatto in due partite 10 gol, quindi è un campionato stranissimo e dobbiamo aspettare ancora un pochino. Dobbiamo aspettare ancora un pochino, qual è il tuo punto di vista, Vincenzo? Gianluca ha perfettamente ragione, all'inizio del campionato vedendo anche le rose di Frosinone, Bari, Empoli eccetera, lo stesso Palermo, lo stesso Pescara, ci saremmo aspettati un campionato sicuramente che avesse espresso dei valori sicuramente migliori, ma visti i risultati, lo stesso Frosinone inaugurando anche lo stadio nuovo, un punto in casa con la Cremonese, perde a Novara, pareggia oggi in casa con il Palermo, ma tantissimi risultati che oggi finora, insomma,
Tutto questo per dire che finora una squadra ammazza campionato non c'è, e del resto basta vedere la classifica, ancora certo. Oggi, fra l'ultima in classifica e la prima, se non erro, ci sono 9 punti sì. O 8 punti. Questo... Sì. Lo stesso Pescara, è vero come diceva il telespettatore prima, poi voglio dire la mia anche su Zeman, su quello che diceva lui, ma è vero quello che diceva, cioè è vero che noi siamo a 2 punti dalla prima in classifica, ma siamo a 3 punti dalla zona playoff, quindi sì. Finora calma. Lasciamoli lavorare tranquillamente e secondo me dopo questo filotto di partite che prevede Avellino in casa, Empoli fuori casa, Brescia e Palermo in casa, potremmo iniziare a avere un quadro più chiaro, sperando poi che i nostri coloro sono che finora sono stati infortunati possano quindi entrare. Calma e gesso, assolutamente. Calma e gesso, Gianluca, e poi andiamo al telefono e poi magari finalmente le immagini più importanti di questa partita. Sì, sì, Vincenzo ha ragione, come avevo detto, fra 4 partite, quindi arriveremo alla 13ª giornata, però... Eppure le previsioni, io ti interrompo per un attimo, alla vigilia di questo campionato erano di segno opposto, io ricordo tanta gente, ma soprattutto gli esperti di questo settore che sostenevano il campionato di Serie B 2017-2018 sarà di altissimo livello, tante piazze importanti di un grande, di indubbio blasone, invece mi pare che insomma dalle prime giornate è sempre così, è sempre il contrario di quello che uno cerca di prevedere, però bisogna dire il Pescara cioè, fa un po' rabbia perché sì. Siamo tifosi del Pescara, 6 punti 13 punti lasciati. E 3 perché no voglio mettere proprio la base, 3 punti Pescara sarebbe primo in classifica, ma là dovrebbe stare secondo me. Perfetto, allora andiamo prima al telefono e poi finalmente le immagini di questa partita, anche se non c'è tantissimo da vedere, insomma non è stata una partita da ricordare sul piano estetico, però conta come non mai il risultato, che è l'essenza di questa disciplina in attesa di tempi migliori sul piano meramente tecnico e della manovra. Allora, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera a tutti, sono Luigi d'Avezzano. Carissimo Luigi. Buonasera a tutti. Senti, io penso che adesso ci divertiamo, perché adesso arriva il momento di... sono rientrati tutti, forse, no, non tutti, per carità, qualcuno si è dimenticato che Mancuso non ha mai giocato e io penso che oggi sia stato il migliore in campo. Palazzi è rientrato oggi e non ha mai giocato, ha giocato pochissimo, non mi ricordo se ha fatto qualche partita. Palazzi ha giocato soltanto contro il Foggia uno spezzone di partita. Bravo. Comincia a rientrare, ad entrare nella squadra Canutti, che si è messo lì davanti alla difesa, ha fatto una partita eccezionale. Sì. Quindi io ritengo che adesso è ora, adesso ci divertiamo, adesso verrà fuori la forza di questa squadra, perché è vero che gli altri hanno speso i soldi, però il Pescara ha fatto una squadra giovane e intelligente, la squadra di Zeman. E adesso vediamo come andrà a finire. Buonasera, grazie. Grazie, buonasera. Grazie a Luigi di Avezzano, sempre molto pacato e equilibrato, il nostro amico che ci chiama ormai da anni da Avezzano, che salutiamo con grande affetto e rispetto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Ciao Massimo, buonasera, sono Fabio. Fabio? Sì, ciao Massimo. Ciao Fabio, ben risentito. Sentito. Che cosa è successo dopo tanto tempo? Massimo, dopo tante illusioni. Ho capito. Quindi ti sei rianimato, diciamo così. Massimo, niente, volevo dire, ho visto la partita, ero molto pescata oggi. Sì. A me Mancuso mi piacciono molto. E soprattutto pure Palazzi, veramente. Per me è importante. Sono d'accordo con te. Questa squadra piano piano crescerà, dai grandi tutti. E poi un grande applauso per i tifosi che ci stavano a farlo, Massimo. Sì, ne erano circa 500. Fanno paura, Massimo, siamo pescaresi doc. Assolutamente, bisogna essere onesti e sinceri, insomma, seguire la squadra in massa, no? Dopo una sconfitta e una partita deludente col Cittadella non era facile. Perfetto, ciao, grazie Massimo, Fabio. Esatto.
Grazie, grazie Fabio, un abbraccio anche a te. 20 e 21, allora possono partire le immagini. Prima però diamo uno sguardo alle due schermate tattiche. Ci sono state ben 6 novità nell'11 di partenza del Pescara rispetto all'ultima prova con Cittadella. Intanto Fiorillo tra i pali, nessuno aveva previsto questo avvicendamento. Ci sorprende sempre il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, poi spiegherà il motivo di questa scelta. Zampano, Coda e Perrotta che sono rientrati, Bovo assente per infortunio, Mazzotta a sinistra, poi Canutè davanti alla difesa, Palazzi l'altra novità sostanziale insieme con Brugman, e poi sempre in attacco le altre due varianti, Mancuso a destra e il ritorno di Capone a sinistra dopo gli impegni con la nazionale under 19, conferma per Pettinari, ancora panchina per Ganzo. Oggi Pettinari secondo me ha giocato un'ottima partita proprio sul piano del lavoro sporco, si è impegnato tantissimo, ha giocato per la squadra. Andiamo a vedere invece come si è schierato il Parma, grandi firme, tra l'altro una squadra anche molto esperta, anziana tra virgolette, con Lucarelli il capitano, 40 anni compiuti lo scorso 22 luglio, già 2 gol in campionato, con classe 77 da 10 stagioni nel Parma. Allora Frattali tre pali, Jacoponi, Gagliolo, Lucarelli e Scaglia in difesa, a centrocampo Scozzarella, Dezzi e Scavone, davanti gioca Siligardi, questo è un giocatore di grande qualità, anche se oggi insomma non è andato granché bene. Barai sul versante opposto con Calaiò, che invece ha giocato, a dispetto delle 35 primavere, a mio avviso una buonissima partita, ex dell'incontro insieme con Zeman, storia di 30 anni fa, allenatore del Parma 1987-88 Serie B, la sua esperienza è durata pochissimo, solo 7 partite, poi rimpiazzato da Vitali, esperto Vitali all'epoca che guidò il Parma alla salvezza nel torneo cadetto. Ma il Parma in quell'estate fece grandissime cose, batté il Real Madrid in amichevole, eliminò ai rigori il Milan di Sacchi che era stato fino a qualche mese prima alla guida del Parma, insomma tante storie che si sono incrociate oggi al Tardini, lo stesso D'Aversa, ex della partita, giocato nel Pescara nella stagione 2000-2001, 6 mesi, poi il trasferimento alla Sampdoria Pescarese Doc, Roberto D'Aversa tra l'altro alla terza sconfitta da allenatore contro il Pescara, non gli portano affatto bene i colori della sua città. Allora andiamo a vedere le immagini più importanti di questa partita, l'arbitro Baroni di Firenze, eccolo qui Roberto D'Aversa che poi sarà espulso nel corso della partita insieme con Faggiano, il DS del team emiliano, eccolo qui l'arbitro, questo è il primo episodio da Moviola, perché c'è l'intervento effettivamente energico di Canutè su Scavone, ha rischiato qualcosina, l'arbitro ha lasciato proseguire, poi la grande opportunità a disposizione di Barai, tocca il pallone in modo pulito, Palazzi, un recupero miracoloso, immotivate le proteste furibonde della squadra emiliana, poi il Pescara con Capone trova il pertugio giusto tra le gambe di Jacoponi, blocca la sfera all'altezza della sua area di competenza, il portiere Frattali inquadrato, Cristian Capone, classe 1999, Calaiò dentro per Scavone, il suo destro che viene sporcato da Coda, blocca facilmente il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo, poi il colpo di testa di Pettinari su cross di Mazzotta, reattivo Frattali, estremo difensore del Parma, succede poco dunque nel primo tempo, la ripresa è più vivace, guardate qui lo scambio tutto di stampo zemaniano con il cross di Zampano, ci arriva con un attimo di ritardo Mancuso che si rammarica per la grande occasione non concretizzata, poi sbaglia Canutè, qui ci sarà un grandissimo recupero di Perrotta, secondo me Perrotta è stato il migliore del Pescara, guardate la chiusura efficace, tempestiva sull'inserimento di Di Gaudio entrato in corso d'opera al pari di Roberto Insigne, poi ancora Pescara con Zampano, sta tornando il Zampano che conosciamo, sfonda a destra, palla in mezzo, la respinta dell'estremo difensore emiliano Frattali, classe 1985, poi il Parma con Di Gaudio, si fa spazio all'altezza dei 16 metri, carica il destro, è l'unica vera parata compiuta da Vincenzo Fiorillo che si salva rifugiandosi in calcio d'angolo, poi questa opportunità con il Pescara che si fa trovare impreparato e scoperto, e c'è questo contatto in area di rigore biancazzurra tra Zampano e Calaiò, poi Calaiò sarà rimpiazzato da Ceravolo che è stato recuperato ma solo per la panchina per questo incontro, poi ancora Di Gaudio
Claudio, serie di finte, il suo sinistro sporcato ancora una volta da coda, buonissima la prestazione dell'ex di questa partita, giocato nel Parma da gennaio a giugno 2013, altro salvataggio di Perrotta all'altezza dell'area piccola, poi il tentativo di Ceravolo, praticamente un tiro telefonato tra il braccio del portiere Fiorillo, il gol del Pescara, la combinazione splendida tra Benalì, Brugman, poi Brugman dentro per Mancuso che potrebbe anche concludere, assolutamente altruista. Mancuso fa bene perché vede Brugman tutto solo a porta sguarnita, nessuna difficoltà per il capitano per siglare il gol dell'1-0, sarà il gol partita. E poi proprio all'ultimo respiro il gran sinistro di Roberto Insigne, qui la difesa del Pescara lascia troppo spazio sul calcio di punizione del Parma, Insigne che carica il sinistro che sibila di un niente alla sinistra della porta difesa da Fiorillo. Questo in breve quello che è successo al Tardini di Parma, rivedendo le azioni? Ma rivedendo le azioni la partita è andata come doveva andare, però rivedendo alcune situazioni ci sono stati degli erroretti che potevano costare caro e potevano far perdere punti. Tu dici per esempio in occasione del sia contropiede, anche all'inizio, la spinta. Tu dici Canutè ha rischiato tanto. Ha rischiato tanto. Intervento troppo energico. Sì, intervento troppo energico. E in altre situazioni, quando ha fatto il contropiede Calaiò che è entrato in aria, poi c'è stato il recupero di Zampano, erano piazzati male, larghi. Bisogna sistemare queste cosette perché alcune volte, come è capitato con il Cittadella, possono costare caro e dispiace perché è stata una partita equilibrata. Tra l'altro il Pescara con l'atteggiamento giusto che non c'è stato affatto invece domenica scorsa, no? Giocato grande solidità, soprattutto grande temperamento, determinazione, no Vincenzo? Beh, stiamo guardando, ma questo è un concetto del quale stiamo parlando un po' dall'inizio del campionato, tranne forse la partita contro il Foggia. Oggi è stato un Pescara assolutamente pragmatico, perché se è vero che da una parte è stato poco spettacolare, ma i primi 20 minuti, cioè nella splendida sintesi che tu hai fatto, hai evidenziato due aspetti secondo me fondamentali. Perrotta è stato fra i migliori, se non il migliore, fra i migliori in campo assolutamente. Secondo me sì. E hanno dato certezza, cioè lo stesso Calaiò, tranne che il passaggio su Baraje, tanto poi azione contestata dal Parma, non ha toccato palla, lo stesso discorso per Siligardi e Company. Mentre Di Gaudio e Roberto Insigne, se vogliamo, hanno dato un'impronta alla partita sicuramente diversa. E lì finalmente, una volta ogni tanto capita anche a noi, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, perché nel momento in cui loro stavano attaccando e ci stavano credendo, noi li abbiamo colpiti. E devo dire, Benalì è entrato molto bene in campo, da lui è partita l'azione con tre tocchi. Secondo aspetto che tu hai citato nella tua sintesi, Mancuso, infatti oggi mi è piaciuta molto la domanda fatta dal tuo collega Enrico Giancarli, e lui ha risposto: beh, ho visto che stava da solo, altrimenti io da cannoniere ho fatto 22 gol l'anno scorso e 3 nei playoff, però ho visto che era da solo. Quindi quello che mi è piaciuto oggi del Pescara è stata squadra, quello che non abbiamo visto col Cittadella, però insomma... archiviamo la sconfitta col Cittadella come incidente di percorso, lo possiamo fare? La nostra speranza da tifosi, da addetti ai lavori, è quella di vedere, di ripetersi questi miglioramenti nella prestazione, di vedere che questa squadra migliora sempre di più. E poi, come giustamente, e concludo, come ha detto Zeman in conferenza stampa, non è ancora la squadra che vorrei io, perché loro si devono abituare ad attaccare e fare un gol più degli avversari. Batte sempre sullo stesso tasto. E questo è un aspetto per rispondere al telespettatore, all'amico del Poggio. A volte noi siamo tifosi e siccome amiamo il Pescara, non è che abbiamo criticato, stigmatizzato o criticato in maniera negativa Zeman, semplicemente perché, anzi, la critica in quel caso voleva essere una critica assolutamente costruttiva, perché chiaramente dopo che vedi una partita contro una squadra messa bene in campo, mi riferisco al Cittadella, e la nostra squadra sembrava come non fosse scesa in campo, è chiaro che un tifoso cerca di dire: ma ci saranno problemi nello spogliatoio. Benissimo, la partita di oggi ha assolutamente evidenziato che questo discorso
Non esiste. Io a questa eventualità non ci ho mai pensato, devo essere sincero. Ho pensato subito a un incidente di percorso perché ho visto troppi giocatori fuori fase domenica scorsa. E poi ecco, io per esempio non sono d'accordo con Zeman, lui vuole sempre una squadra offensiva, io invece dico che le grandi squadre si costruiscono, questo è il mio modesto punto di vista, dalle fondamenta. E questo Pescara è un Pescara concreto, pragmatico, che nelle ultime quattro partite ha incassato soltanto due gol, addirittura zero al passivo nelle ultime tre trasferte. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, ma credo che sia d'accordo con me anche Gianluca Colonnello, che ha avuto insomma nella sua carriera anche allenatori pragmatici, quadrati sotto questo profilo. Sì, sì, ma la Serie B bisogna essere costanti, molte volte io preferisco, quando giocavo, preferisco giocare male e vincere. 1-0 e difendermi e colpire in contropiede, cioè, perché sono, cioè, alla fine il bel gioco, quello che vuoi, il tiki-taka, però arrivi alla fine, perdi la partita o fai 0-0, io sono sempre per i punti. Ma poi tra l'altro, insomma, e soprattutto ora. Ma il bel gioco arriverà, perché insomma questa squadra ha bisogno di tempo. Il fattore tempo, a mio avviso, gioca a favore di questa giovane squadra. Soprattutto inizio campionato, devi cercare di fare più punti possibili. Dopo, quando hai sicurezze, prendi sicurezza, dopo puoi fare qualcosina in più. Per esempio c'è stata un'azione bellissima che abbiamo commentato durante la sintesi, Pettinari sponda per Capone che allarga subito il gioco sulla destra per il liberissimo Zampano, palla in mezzo e poi Mancuso che non ci è arrivato per pochissimo. Ecco, quelle sono azioni belle che vengono costruite in allenamento, sicuramente non sono figlie di casualità. Si vede la mano dell'allenatore, non si vede ancora totalmente, però qualcosa comincia a vedersi. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Salve Massimo, buonasera a tutti i presenti. Sì, condivido che sono Filippo da Vasto. Salve Filippo. Condivido il fatto che domenica scorsa la squadra non era in campo, è una giornata storta da archiviare, può capitare, però come sempre non ci saltiamo né ci abbattiamo, perché lo sport, il calcio è questo. Ci vuole sempre una volta nella stella e una volta nella stalla. Una cosa che dico semplicemente, mi piacerebbe tanto vedere il duo Zanzo Mancuso, magari con Capone come concludere il tridente, o Benelli, ma vorrei tanto vedere Ganza all'opera. Sappiamo che il mister ci ritiene che non è ancora pronto, però ovviamente se non lo fa giocare non sarà mai pronto. Non vorrei arrivare alla fine del campionato dove hai fatto un acquisto eccellente, il colpo dell'anno, e poi non far giocare un giocatore di quel calibro e di quel costo. Filippo, è stato anche l'acquisto più costoso, tra parentesi. Esatto, hai perfettamente ragione. Perché è come acquistare una Ferrari, fare un investimento, spendere tanto e lasciarla in garage. No, io sono d'accordo con lei. Le gambe si fanno giocando, quindi però Filippo, il colonnello ce lo può confermare. Io sono d'accordo con lei, Filippo, tra poco cederò la parola giustamente a Gianluca Colonnello, che è stato un grande calciatore, attualmente allenatore, però sì, è come avere una Ferrari, ma poi bisogna dimostrarlo sul campo. Evidentemente durante gli allenamenti Zeman vede che Ganz non è ancora pronto, del resto Pettinari dà sempre l'anima, fa giocare anche un certo modo la squadra. Quindi, però Pettinari si è spento, cioè a livello di realizzazione ormai ha preso un po' la luce. Ma veramente io darei una chance a Ganz, lo farei giocare 3-4 partite, poi entrare alle conclusioni. Certamente il campo stimola molto di più dell'allenamento, perché un giocatore sarebbe realizzato quando gioca. Ma in realtà però io sono parzialmente d'accordo con lei, perché sorprende in realtà in questo momento la poca produzione in attacco del Pescara, se è vero come è vero che ha segnato soltanto 3 gol nelle ultime 4 partite, quindi non è una questione di Pettinari, è una questione che deve essere esaminata nel complesso, probabilmente, no? Grazie a Dio abbiamo una rosa in attacco, insomma abbiamo due attacchi praticamente, quindi tanto per provare, però è un'idea mia, ovviamente il mister sa quello che fa. Grazie Filippo, grazie buonasera. Per questo intervento Gianluca su Ganz, no, effettivamente è chiaro che insomma tutti aspettiamo Ganz, no? Sì, e dopo dipende sempre dall'allenatore, però come hai detto tu prima, uno non vede bene durante l'allenamento. Io ho giocato a calcio, ho avuto compagni di squadra, durante la settimana lavoravano, però non lavoravano come dovevano o potevano lavorare, però la domenica ci risolvevano le partite.
il fatto dell'impegno. Tu avevi come compagno di squadra un grande giocatore, Milan Rapaic, nel Perugia. Quindi, mamma mia, che cos'era? Sì, Milan lo facciamo riposare noi perché sapevamo che la domenica. Cioè, il calcio è strano, bisogna impegnarsi, per carità. Però ogni giocatore. No, ma probabilmente Ganz, cioè no, allora Zeman è stato chiaro. Contento. No, Zeman ha detto di Ganz: io sono contento perché il giocatore si impegna, è sempre presente, è sempre determinato e concentrato. Evidentemente non si è inserito ancora. Io devo arguire questo: non si è ancora inserito nei movimenti e negli schemi offensivi. Però, come ha detto pure il tifoso, molte volte. Per dimostrare, per prendere confidenza, ecco, per prendere confidenza con il tutto bisogna scendere in campo e giocare. Assolutamente, questo è anche vero. Prego, Vincenzo, poi andiamo in pubblicità. Aggiungerei che insomma, secondo me ci sono due fattori da considerare. Il primo è che Ganz è arrivato a fine calciomercato, e questa cosa l'ha detta anche Zeman più volte. E poi è coinciso dall'altra parte che Ganz non è arrivato a fine. Sì, però lui ha detto che è arrivato all'inizio. Tre giorni dall'inizio della preparazione. Sì, però ha detto che è in ritardo di preparazione, e dall'altra parte è coinciso il fatto che ha accusato una preparazione così pesante. Pettinari è esploso, ha fatto parecchi gol, e su Pettinari sono d'accordo con te, perché non è soltanto da porre l'attenzione soltanto su un calciatore, ma sulla fase offensiva. E comunque Pettinari, visto oggi ha fatto un lavoro pazzesco, un lavoro sporco, e se per caso gli entrava quel colpo di tacco avrebbe fatto anche un che gol che purtroppo nella sintesi non abbiamo, cose strane della questa vita, è una cosa, no? Che non ho mai capito comunque della Infront che manda, non ho capito, loro che selezionano, non lo so come fa, forse fanno i sorteggi, c'è un colpo di tacco di quella bellezza, tra l'altro fortunoso l'intervento del portiere Frattali, perché la palla era passata tra le gambe e con il tacco è riuscito in qualche modo a fermarla sulla linea di porta. Poi c'è stato il rinvio di Scaglia nei pressi della linea di porta. Ecco, quell'azione purtroppo non ce l'abbiamo. È una cosa clamorosa. Misteri della vita, definiamoli così. Misteri di Parma. Misteri di Parma. 20:38, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Torniamo in diretta da studio, 20:43, sta per avere inizio Roma-Napoli. Che stadio l'Olimpico questa sera? Purtroppo è rammaricato Vincenzo perché non può vedere la partita, ma te la facciamo vedere perché mentre parliamo, non ti preoccupare, c'è il canale Sky. Mi interessa più attivato. E comunque abbiamo visto l'immagine di Francesco Totti, che è triste. Lui secondo me avrebbe voluto continuare a giocare a pallone, io non so, questa è la mia sensazione. So che non ha neanche continuato il master per fare l'allenatore. No, cioè io ho avuto questa sensazione. Secondo me i piedi. Zeman ha detto che gli hanno imposto di smettere. Secondo me questa è la verità. Secondo me sì, anche secondo me patisce. Assolutamente. Patisce. I primi sei mesi quando smetti è durissima. È come un leone in gabbia. È durissima. Assolutamente. Andiamo al telefono, pronto, Rete 8 Sport. E poi un minuto di Zeman. Fine partita, Parma Pescara dalla sala stampa del Tardini. Partiamo con. Contro Alessio Zappacosta. Alessio, sì. Vicente, sì. Ho visto notevoli miglioramenti rispetto all'altra partita. Mi è sembrato che la squadra oggi sia stata molto equilibrata. Secondo me il problema fondamentale è a centrocampo, dove in fase di interdizione Canute ha qualche problema nel recupero pallone. Però lo stesso Canute è molto bravo nella fare circolare la palla. Sì. Quindi il problema è proprio quello di non farsi attaccare le spalle perché quando sono entrati i due del Parma veloci sulle fasce, il centrocampo è stato preso un po' alle spalle. Uh-huh. E quindi questo è stato il problema fondamentale. Ma sinceramente la squadra mi è sembrata molto più assemblata, perché in avanti i tre rispecchiano, diciamo, le idee zemaniane, quindi sono molto veloci, attaccano lo spazio, stanno sempre in movimento, quindi i tre davanti sono molto più in linea con le idee zemaniane. Perfetto. Mentre invece la difesa sì, è un po' troppo bassa. Un po' troppo bassa per due esterni molto veloci in fase, diciamo,
sanno attaccare molto, lo sanno in fase offensiva, perfetto. Grazie Alessio, grazie. Chiarissimo l'intervento di Alessio. 20:45, sentiamo Zeman un minuto e poi torniamo al telefono. Ma io penso da parte nostra è sempre preoccupazione, noi non riusciamo a giocare con una mente libera e per divertirsi e per muoversi, quindi ci preoccupiamo quando abbiamo la palla di non prendere gol, quello come mentalità è sbagliato, prima pensa a farlo, poi se non lo fai pensa a non prenderlo e noi già con la palla in possesso ci preoccupiamo che può succedere se la prendiamo. Entriamo e siamo passivi a guardare quello che fanno gli altri invece di cercare di proporsi e fare noi. Quando riescono a capire questa differenza penso che si vedrà un'altra cosa. Io penso che abbiamo fatto qualche cosa di più in fase offensiva, anche se la partita in se stessa non aveva grande ritmo, non c'era molto movimento né da parte nostra né da parte dell'avversario. Vabbè, cambio di portieri, io ripeto, per me sono due portieri bravi e volevo vedere Fiorillo anche perché l'ultima di Pigliaccelli non mi piaceva l'impostazione di gioco da parte sua, perché se noi non la facciamo veloce poi abbiamo sempre problemi di arrivare. Così dunque Zeman anche sull'avvicendamento Pigliaccelli-Fiorillo, non è rimasto soddisfatto dalla prestazione di Pigliaccelli contro il Cittadella perché non era veloce nel rimettere il pallone in gioco in fase di impostazione, perché lui vuole che il portiere insomma imposti l'azione della squadra. Siete convinti di quello che ha detto Zeman in generale, Gianluca e Vincenzo? In generale, che la squadra è un po' troppo preoccupata, aspetta prima l'evolversi della situazione prima di attaccare. Cioè, tu come la vedi? Ci può stare, secondo la mentalità del mister, quello che ha detto anche l'intervista, sono troppo preoccupati in caso di perdita del pallone, quindi dovrebbero cercare di essere meno preoccupati. Cioè tu ai tuoi giocatori diresti invece bravi perché... No, strategicamente va bene così. No, secondo me lui parla di convinzione, devono giocare con più scioltezza, senza... Non hanno la mente libera, detto. Sì, non hanno la mente libera, io la intendo così, cioè. Dovrebbero giocare con più sicurezza, senza preoccuparsi se perdono palla. Infatti nel secondo tempo sotto questo profilo c'è stato un indubbio miglioramento nel secondo tempo, no Vincenzo? Sia Carpi che oggi, abbiamo assistito a due secondi tempi, assolutamente, dove il Pescara... oggi ripeto, forse magari nell'ultimo quarto d'ora con gli ingressi di Gaudio e Insigne, ma a proposito di questo discorso chiamiamolo simpatico, io penso che la maggior parte degli allenatori oggi, tranne Zeman e Pochisci della Ternana, che oggi è stato definito il nuovo Pocketlandia praticamente, sì. Riferendosi a, così l'hanno definito a Sky, i giornalisti a Sky. Il problema è che finora, visto che gli schemi, che questa squadra non gioca come lui vorrebbe, infatti è talmente vero questo che è successo che quando a centrocampo, ed è successo oggi, anche oggi come ricordava giustamente Gianluca, sì. Quando questa squadra, non avendo ancora preso i dettami di Zeman, perde la palla a centrocampo, gli altri poi chiaramente ci fanno male e ci segnano. Quindi è chiaro che dopo che hai fatto tre partite, 3-0, 2-0, 3-3, 2-2, 2-2, è chiaro che nasce nella mente dei calciatori la convinzione, aspetta, adesso oggi stiamo vincendo, infatti. Cerchiamo di portarci a casa questa partita, è normale. E lì anche contro lo stesso Zeman, voglio che Zeman dice quando questa squadra assimilerà al 100%. Cioè tu dici questa preoccupazione è dettata da fattori contingenti, cioè dal momento che sta vivendo la squadra, che veniva da diverse rimonte subite, certo. Quindi ha perso magari un po' di sicurezza, no? Nella spigliatezza del gioco. Vuoi un po' perché le caratteristiche fisiche e tecniche dei nostri centrali non rispecchiano proprio al centro. Sì, non sono congeniali. Tranne forse Perrotta e parzialmente Fornasier, ma Bovo e Coda chiaramente non sono dei centrali che corrono a 3000 e l'abbiamo visto questo anche nel secondo gol contro Coda Cittadella. E Perrotta oggi però, inappuntabili. Assolutamente, ma giocavano dietro però. Beh, certo. Se
sempre lo stesso discorso. Tu come la vedi sta, cioè questa disputa sulla linea difensiva che dovrebbe essere più alta secondo Zeman, e quindi Zeman probabilmente non è neanche totalmente soddisfatto di come si muova la linea, di come si muove la linea difensiva? Sì, ma non è semplice, perché la linea difensiva ha cambiato moltissimo. Nelle ultime settimane ho visto variare diversi giocatori. Certo. Per fare tutti i movimenti, ok, tutti devono conoscere i movimenti, tutti devono fare quello, però dipende pure dalle caratteristiche dei giocatori, se sono abituati a fare un certo tipo di gioco. Però riguardando le partite, il campionato di Serie B bisogna essere equilibrati e costanti, e molte volte, come ho detto prima, bisogna essere brutti ma vincenti. Assolutamente. Quindi diciamo al maestro Zeman, chiudi questo occhio, dai, su, che va bene lo stesso. Scherzo naturalmente, 20:51, anche perché insomma è incontentabile il tecnico del Pescara, ma è giusto che sia così, perché pretende sempre il massimo dei suoi giocatori. 0-0 Roma-Napoli, siamo al terzo, ma Napoli mi pare già in difficoltà, andiamo in pubblicità. 20:56, vi proporremo tra poco anche la sintesi della partita di Serie C. Teramo che ha vinto in casa col Padova. Il Padova, attenzione, veniva da 4 successi consecutivi, non perdeva dalla prima partita, 3-0 sul campo del Renate. Tra l'altro c'è da dire che per Bisoli, a Bisoli l'Abruzzo porta malissimo, aveva perso quando era la guida del Perugia 2 anni fa, alla seconda giornata Pescara Perugia 2-1, e nel 2013-2014 la guida del Cesena ha sempre a Pescara 2-0. Sulla panchina dei biancazzurri c'era Cosmi, i gol realizzati da Zuparic e Politano, se non vado errato. Allora 0-0 sempre Roma-Napoli, siamo al 9 minuto del primo tempo, ma facciamo vedere un po' la pagina Facebook Rete 8 Sport, non so se ci sono altre telefonate, andremo ad ascoltare anche qualche amico da casa. Rita Consorte scrive: ciao Massimo, sono di ritorno da Parma, oggi a Sprazzi ho visto un bel Pescara, bisogna avere pazienza, sono sicura che alla fine questa squadra ci darà delle soddisfazioni, e ora buon prosciutto a tutti, la cena è servita con, fammi leggere Massimo, andare a 3.000 come sempre con qualcuno, con qualche scaglia di parmigiano. Io scherzo con Massimo che è inappuntabile, preparatissimo. Gianluca Di Pasquale, Palazzi numero 1 sarà il nostro salto di qualità, ne riparleremo, ciao Massimo. Poi Matteo Marcheggiani, quello vero, dopo la sconfitta contro il Cittadella ho sentito dare l'estrema unzione al Pescara, nel calcio ci vuole equilibrio e questa è la sacrosanta verità. Santolo Cagliendo, buonasera grandissimo Massimo, il grande colonnello e carissimo signor Cigli, un po' tardini, abbiamo battuto il prosciutto Parma, sempre forza Pescara, solo per la maglia, buona domenica Massimo carissimo, grazie Santolo, sei sempre molto gentile con noi. Giovanni Mammarella, che cosa scrive Giovanni Mammarella? Abbiamo vinto, ok, ma su certi aspetti dobbiamo essere più convinti. Se ci spiega che cosa significa, magari se può essere ancora più esplicativo è meglio, perché quali aspetti? Convinti in che cosa? Può darsi che sia rifatto delle parole del mister. Ah, ecco, può bisogna essere. Più credere, cioè di giocare con meno preoccupazioni. Questo è vero. Buonasera Massimo, scrive Antonio Ramacciato, il Pescara secondo me è la squadra più forte della Serie B. Adesso noi esageriamo, dopo una vittoria la scorsa settimana al 91esimo di Pescara Cittadella si diceva addirittura l'esatto contrario. Sì. Unzione, come qualcuno ha scritto, Matteo, l'amico Matteo, effettivamente è così, no? Ma forse il bello di Pescara è questo, sono mezze misure. Sì, ma, ma non è solo Pescara, perché bisogna vedere anche Perugia. Cioè. Certo. Perugia nelle ultime 5 partite ne ha perse 4, inizio campionato, anche dopo la partita contro il Pescara. Io conosco d'accordo. Federico Giunti, che è l'allenatore, come no? Era portato, cioè era stato esaltato ai massimi livelli, e dopo 2, 3, 4 sconfitte. Allora guarda, vi faccio vedere una cosa, sì. Perché noi parliamo della difesa del Pescara, adesso vi faccio rivedere anche agli amici in visione d'ascolto i 2 gol subiti dal Perugia. Sì. Perché il primo gol è pazzesco, c'è una palla recuperata all'interno della metà campo con Mazzeo che avvia l'azione, Mazzeo che poi ex segnerà Perugia. Il secondo gol, ex Perugia, e il vabbè, la rete poi di Gerbo, lì ci sono secondo me gravi responsabilità anche del portiere Rosati. Ecco qui, no, andiamo proprio all'inizio dell'azione Max, se ce la facciamo, perché c'è proprio tutta l'azione. Allora hai preso la sintesi di 90 secondi secondo me.
Ecco, infatti, vedi, avevo capito subito. No, vabbè, ma Max è adesso è concentrato su Roma-Napoli, quindi bisogna anche capirlo. No, sta soffrendo. No, no, ha speso tutte le sue energie per l'altra partita. Per l'altra partita, cioè Juventus-Lazio. Mamma mia, è stato un tiraggio continuo. Urla da stadio. Veramente, perché bisogna scherzare quando si parla di calcio. Certo. Anzi, a proposito, siccome i problemi nella vita sono altri, prima di vedere le azioni, i gol del Foggia, Gianluca Colonnello, oltre che essere stato un grande professionista, è un ottimo allenatore in cerca di panchina, ma sicuramente sarà fortunato, noi gli auguriamo le migliori fortune, e soprattutto un ragazzo dal cuore d'oro. Oggi è andato a far visita alla piccola Noemi. No, ieri sono stato. Ah, ieri sei stato. Alla piccola Noemi di Guardia Grele, 7 anni, che è malata gravemente, praticamente dalla nascita. Sì, è malata, però viene accudita da dei genitori fantastici, da tante persone che le vogliono bene, quindi la saluto, le mando un bacio, perché ho detto di vedere il programma perché l'avrei salutata, però è una ragazzina che io amo molto. E l'amiamo tutti quanti. Sì, facciamo delle belle... Ho visto la tua foto, bellissima, postata su Facebook, tra l'altro... Questo con il Papa. Quanto era carina, proprio, veramente... Noi ci facciamo delle belle chiacchierate, abbiamo ascoltato Fedez, perché amo molto Fedez, e domani abbiamo organizzato Usciamo Insieme, e quindi veniamo qui a Pescara, però... è molto importante che tutti comprendano questo e che riescano a muoversi, perché ognuno può fare tanto. Assolutamente. Insomma, quindi, molte volte ci si accapiglia per futili motivi, per il nulla. Questi sono i veri problemi reali, concreti della vita, e noi mandiamo un grande saluto, un grande abbraccio a Noemi di Guardia Grele, soltanto 7 anni, naturalmente ai suoi genitori e il fratello Mattia. Assolutamente. Allora, andiamo a, ecco, questa è la foto con il Papa. Col Papa, ecco qui, guardate, insomma, una tenerezza infinita. Insomma, in bocca al lupo in queste situazioni, ma proprio di cuore, alla famiglia, soprattutto alla piccola Noemi. Allora, andiamo a vedere i gol che hanno caratterizzato questo match. Perde palla il Perugia nella metà campo del Foggia. Guardate, Mazzeo che avvia proprio l'azione di contropiede della formazione di Stroppa, che si sviluppa molto bene, devo dire, no? Una catena armonica sulla destra, poi sì, è stato bravo Gerbo in quello spunto, ma gravi responsabilità del portiere Rosati, no? Sì, io... Cioè, dopo questo gol il tifoso del Perugia dovrebbe essere non incavolato di più. Sì, ma è normale. Diciamo, a livello di piazza, io ho giocato da 2 anni, è una piazza che ha fatto tanti anni di Serie A, ha quasi vinto uno scudetto, Perugia non perdendo, facendo il record, campionato col mister Castagnier. Sì, senza perdere mai. Senza perdere. Vinse il Milan quell'anno lo scudetto. Senza perdere mai 78-79. Penso di sì. E quindi, però oggi ho letto l'intervista di Brighi, ha detto che non mettono la gamba come mettevano prima, e penso che è questione di attenzione, hanno mollato un pochino. Eccolo qui il gol, Max, il secondo gol, perché mentre commentava Gianluca abbiamo perso il secondo gol. Come si è aperta la difesa, cioè praticamente non c'era nessuno, c'erano 3 difensori a distanza siderale, c'è stata un'imbucata, poi è stato molto bravo, per carità, Fabio Mazzeo, ex della partita, classe 83, sì, quinto gol in campionato. Però, guarda un po', guarda. Il difensore cosa fa? Sì. Allora, è la solita storia, pensa ad alzare il braccio, cioè, non preoccupandosi dell'avversario. Io ho fatto il difensore, però ogni domenica vedo la stessa situazione. Il tempo di mettere il braccio così, tu, tanto la palla, c'hai visione della palla, sai che la palla è libera, la da lì. Però ecco, io ti faccio questa domanda, tu sei stato calciatore, lo facevi probabilmente anche tu, perché i giocatori fanno questo? Probabilmente sarà capitato anche a te, immagino, adesso con la saggezza, la crescita. Errori di fatto anche istintivo. Io non so se è cambiata la qualità, l'attenzione, secondo me
era un altro calcio quando giocavo io. Cioè, però si sono sempre visti i difensori alzare il braccio. Per solo Baresi poteva alzare il braccio, Baresi, solo lui. Però in queste situazioni, siccome si ripete, ora ogni domenica, sabato, domenica, vediamo, quindi li commentiamo insieme. Certo. Continuiamo a vedere palle semplici da vedere, perché è completamente libero, c'è l'avversario, basta partire un secondo prima, perlomeno ti giochi la palla con l'attaccante, però tutti fanno. Se vogliamo, la stessa abitudine dei calciatori bruttissima, e questo si vede anche purtroppo in Serie D, in interregionale, di tuffarsi in area. Sì. È un mal costume, peccato che non c'è la VAR in Serie B. Ma ora è cambiato, ora è cambiato. La VAR in Serie A, che ne dica qualche allenatore, senza fare allusioni alla scorsa settimana, però poi ha fatto marci indietro la VAR. Ma è servita comunque. Assolutamente. Ci sono molte meno ammunizioni. Ma la VAR, tra l'altro, nasce, qual è la mission? Quella di evitare errori marchiani, che prima purtroppo erano frequenti. Sì, e quindi questa è la mission, l'obiettivo principale. E secondo me, fino a questo momento, in 8 giornate, compresa quella di oggi, l'anticipo di Juve-Lazio, si sta giocando anche Roma-Napoli, credo che gli errori siano diminuiti sensibilmente. Assolutamente, sì. E quindi, insomma, ben venga. La VAR speriamo che si possa introdurre anche in Serie B, però i costi sono notevoli. Ho letto un articolo, insomma, non è di facile attuazione la VAR in Serie B. Speriamo che invece ci possa essere un giorno anche la VAR in questo campionato, perché il campionato di Serie B è sempre un campionato molto importante, un patrimonio, insomma, degli italiani, ed è un campionato seguitissimo da tutti. 21 e 6 minuti. Andiamo ad ascoltare anche, anzi no, prima di ascoltare i protagonisti al microfono di Enrico Giancarli, abbiamo estrapolato dalla sintesi, per quello che ci è stato consentito, i 3 episodi di cui si è discusso anche in campo. Il primo, pronti via all'inizio del primo tempo, c'è questa imbucata di Siligardi per Jacoponi, intervento energico, probabilmente troppo energico, di Canutè, l'arbitro ha lasciato proseguire. Quanto ha rischiato qui? Per me è rigore. Rigore? Io davo rigore. Però prende posizione. No, è arrivato in maniera irruenta. Vediamo un po'. È arrivato direttamente. Vai, ha preso posizione, ma è veramente facendo fallo. È arrivato in maniera irruenta, ha spinto col gomito l'avversario. Vedi come possono poi cambiare le partite, insomma, sono episodi. No, così, guarda, se vedi. Intanto Insigne ha portato in vantaggio il Napoli. Oggi però la giornata dei pescaresi, 2 gol Immobile e un Insigne. Assolutamente. Quindi per te qui il rigore c'è. Poteva darlo. Vincenzo? Forse sì, però se dessero calci di rigore così, allora li danno. Ne dovrebbero dare tanti. Più che questo, secondo me, potevano dare il calcio di rigore su Calaiò. No, Calaiò non è il rigore. Allora, vabbè, però qui, magari l'arbitro sta dietro, non sta vicino all'azione, da dietro al limite possono darlo, questo qui secondo me qui no. Non c'è perfetta identità di vedute tra Gianluca e Vincenzo Cilli. Vediamo il secondo episodio, quello che ha scatenato le proteste veementi e furibonde della panchina emiliana. È stato espulso in quel frangente Fagiano e probabilmente anche D'Aversa, perché poi non l'abbiamo visto più, sostituito dal vice Tarozzi. Palazzi è stato bravissimo, certo. Barai qui avrebbe dovuto fare molto meglio, occhi negli occhi con però il non Fiorino. Ha protestato Barai, non ha protestato, no, dico, ha capito che ha sbagliato, occasione da gol fallita, certo c'è un errore dell'attaccante, ma è stato molto bravo Palazzi, freddo nella circostanza, perché se non prende il pallone ma un attimo prima il piede, è calcio di rigore netto con l'espulsione del giocatore del Pescara. Ha sbagliato Barai perché ha dato l'opportunità, ha fatto un tocco in più a terra e si è spostato un po' la palla sul destro per calciare. Vedi la spiegazione analitica dell'ex calciatore, noi non ci potremmo mai arrivare. Assolutamente. Cioè lui ha spiegato perfettamente perché ha sbagliato Barai. Ed è stato molto bravo nel contempo Palazzi. Sì. Intervento pulitissimo sul pallone. È difficile perché poi se lo sfiori è rigore. Infatti, assolutamente. Però non c'è nulla, qui non c'è nulla. Anzi, lì può anche capitare che l'arbitro veda. Secondo me per l'altro fallo potevano arrabbiarsi, no, però, sulla spinta. Per dirti, in quella situazione, Vincenzo, può anche capitare, perché è successo, che l'arbitro non veda bene e dà il calcio di rigore e l'espulsione. Però dal campo. Quando sei in campo, però no, se sei in campo a livello del campo, anche se hai qualcosa, velocità normale, vedi che uno sta calciando davanti al portiere,
certo. Vedi un pochino dalla panchina, è difficilissimo. Noi parliamo così perché però a scatenare la guerra è pazzesco quello che hanno fatto in panchina l'allenatore e il DS Fagiano. Insomma, abbiamo visto le proteste furibonde. Penso che dopo abbiano rivisto le immagini e si siano accorti di qualche piccolo si sono accorti che quello che hanno fatto, esatto, proteste assolutamente immotivate, quindi siamo d'accordo su questo, Vincenzo. Vediamo il terzo episodio, quello forse più dubbio, il lancio di Scozzarella per Calaiò, anche se all'inizio dell'azione, ab inizio, come dicono coloro che parlano perfettamente il latino classico, c'era forse stato un fallo subito da Benali, che era appena entrato in campo ad opera di Lucarelli. L'arbitro ha lasciato proseguire, lancio di Scozzarella, noi abbiamo solo la parte finale, lancio di Scozzarella, Pescara completamente sbilanciato, Calaiò entra in area. Se ci fosse stato Di Gaudio o Roberto Insigne, magari le cose non sarebbero andate allo stesso modo, meglio così, e c'è un contatto tra Zampano ed Emanuele Calaiò. Vediamo un po' se possiamo vedere questa azione, ci dovrebbe essere. Max sta ancora festeggiando il gol di Lorenzo Insigne, secondo me. Max Pacini, no? No, Massimo, perché non c'è il terzo episodio montato. Ah, vabbè, allora guarda, lo trovi dalla sintesi. Sì, allora abbiamo qualche istante ancora, qualche istante perché poi prima analizzeremo. Abbiamo cercato di vedere, però passava passavano i risultati e i piedi non perché, sulla partita di Sky, sì. Perché infatti, sulla non ci sono spinte. No, assolutamente. Cioè, l'unico dubbio è se c'è stato un contatto solo tra i due piedi, il piede d'appoggio di Calaiò e il piede di Zampano. Forse l'unico dubbio. Calaiò ha accentuato la caduta. Secondo me ha accentuato, sì, però non c'è nessun. Ecco qui. Vediamo un po' questa velocità normale. Sì. Tra poco vedremo. Forse al rallenti non ce l'abbiamo neanche. Tu pensa un po', in front non ci dà neanche il rallenti di questa azione. Credo proprio che non ci sia, vero Max? Eccolo qua. Se andiamo avanti, mi pare di no, mi pare che non ci sia. Le proteste, ecco qui. Questo è il contatto tra Zampano e Calaiò. Calaiò su tutte le furie, la panchina neanche a parlarne, con Tarozzi che aveva già preso il posto di D'Aversa espulso dal direttore secondo di gara, me non per le proteste. Sì, solo se ora tocca, però esatto, il piede sinistro però di Zampano ha fatto la corsa giusta, ha allargato il braccio, esatto, e l'altro si è lasciato cadere, solo se ha toccato il piede, perché il rigore piede sinistro di Zampano col piede destro di Calaiò, sì. Solo se la penso di no, perché la dinamica sembra che si lasci cadere, sì. Perché aveva recuperato, Zampano aveva recuperato, è più esatto, rapido. E quindi lui, non avendo calciato, non poteva più calciare. Qual è il tuo punto di vista, Vincenzo? Sono d'accordo con Gianluca. L'unico dubbio se è la posizione dell'arbitro. Magari poteva capitare che l'arbitro fosse molto distante dall'azione, da dietro poteva farsi ingannare dalla caduta di Calaiò, ma per fortuna l'arbitro invece non era lontano, quindi ha ritenuto giusto. Infatti secondo me bisogna fare i complimenti a questa terna arbitrale per come ha gestito la partita. Un Baroni amico del Pescara. Anche sì, per fortuna ogni tanto capita, per fortuna. Anche sui cartellini gialli, tanto evocati anche quelli dalla panchina. Io ripeto, sì è vero, c'era una tensione latente. Ingiustificato per il Pescara, sì, solo per il Pescara, perché deve vedere l'altra situazione, perché per ogni palla il Parma era livido di rabbia per quello che è successo a Palermo una settimana fa. D'accordo. Un gol effettivamente regolare, sì, annullato all'ultimo respiro a Gagliolo, il Parma avrebbe vinto quella partita, sì. Però questo non significa nulla, cioè non è che puoi stare a pensare al passato. Secondo me è stata una buona partita da parte della terna arbitrale. Assolutamente, sono d'accordo con te. Solo ed anche potevano protestare sul contatto che abbiamo visto all'inizio. Canutè e Jacoboni. Sì, deve stare attento, deve prendere, perché 9 volte su 10 ti fischiano il rigore. Sì. 9 volte su 10 è arrivato in maniera irruenta e non può, ti fischiano il rigore. Assolutamente, eravamo sullo 0-0, sì, praticamente credo all'inizio deve della partita. Deve stare a te, perché lui è pure grosso. Sì, sì. Allora, andiamo a leggere qualche post, 21:14, dobbiamo andare in pubblicità, Max? Sì.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Secondo voi come si spiega che il Pescara riesce a fare il risultato fuori casa, in casa soffre di più gli avversari? Grazie e complimenti per la trasmissione. È un Pescara effettivamente, lo dicono i risultati, formato esterno. Già due le affermazioni lontano dall'Adriatico. Qual è il motivo, Gianluca? Perché le squadre che vengono qua cercano di chiudersi e ripartire. Certo, e quando, anche se Cittadella non ha giocato Pescara, così. Sì. Ripeto, in generale dovrebbe essere così, mentre quando vai a giocare su altri campi sono altri che devono impostare il gioco. Assolutamente. E il Pescara con i giocatori che ha, col sistema di gioco che ha, può colpire come ha fatto oggi. Vincenzo? Vero, ma è anche vero che, come abbiamo già detto, il Pescara ha giocato in maniera completamente diversa a Carpi e oggi rispetto alla trasferta di Perugia e Salerno. Quindi secondo me sono vere entrambe però le cose. Però Perugia non aveva giocato male il Pescara. No, però voglio dire, ha preso gol come abbiamo commentato, si è fatto i gol. Certo, e a Salerno si è fatto rimontare due gol quando era in vantaggio 2-0. Sì, anche se Sprocati lì ha tirato fuori un acuto, insomma, un grandissimo gol, il 2-1. Poi il 2-2 assolutamente responsabile, certo, l'intero pacchetto, certo, sul calcio di punizione, certo. E il tocco invece proprio a due metri dalla porta di e là. Oggi le squadre avversarie ci hanno fatto veramente pochissimo male, cioè i nostri portieri Pigliacelli a Carpi e oggi Fiorillo, sono sinceramente d'accordo. Ecco, io mi ricordo la parata al 31esimo nel secondo tempo sul tiro di Gaudio, ma grosse occasioni del Parma, sinceramente un solo intervento Fiorillo degno di nota, perché c'è stato anche un intervento nel primo tempo, ma ha bloccato senza problemi, tra l'altro un tiro smorzato da coda che ha giocato una grande partita insieme con Perrotta. Allora 21:16, prima della pubblicità, 40 secondi di Mancuso. Max, sentiamo Mancuso. Un bel po' che non li giocavo, però ho cercato comunque di giocare, diciamo, facile, perché la condizione ovviamente non è ancora delle migliori. Sono contento di essere tornato a disposizione dei miei compagni per cercare di dare il mio contributo. Ecco, poi in più è arrivata anche una vittoria, quindi non poteva esserci rientro migliore. Mi metto a disposizione dei compagni, del mister, cercandomi di allenare al massimo per migliorare. Poi le scelte le fa lui. Chiaramente in questo mese star fuori non è stato bello, perché vedere i miei compagni avrei voluto essere in mezzo a loro. Ora che posso farlo cercherò di dare il massimo. Ma lì hai due scelte, diciamo, solo che sono giocate che proviamo veramente tanto in allenamento. E se il tuo compagno è posizionato meglio è giusto servirlo. E poi diciamo che è stata la prima cosa che ho notato, insomma, la prima scelta mia. Probabilmente se avessi cambiato idea non so come sarebbe andata a finire, quindi sono andato deciso su quella strada e direi che era la migliore in quel momento. Complimenti a Leonardo Mancuso, aveva giocato soltanto 12 minuti nella partita inaugurale, tra l'altro 12 minuti impreziositi da un grandissimo gol contro il Foggia, poi un lungo infortunio, è rientrato oggi, 90 minuti di sostanza ma anche di qualità, come abbiamo visto dal gol che ha deciso il match, firmato da Brugman. Alessandro De Cerchio, buonasera, irrinunciabile Pettinari, il meglio inserito nei meccanismi di Zeman, se a gennaio Sebastiani ascolterà il maestro prenderemo il largo, la grande sorpresa sarà il Foggia, Stroppa è diventato davvero bravo. Tra l'altro il Foggia, se andiamo ad analizzare l'11 base che ha giocato ieri, praticamente è la stessa squadra di Lega Pro. Sì. Praticamente sì. Sì, ma loro 10-11 hanno preso Fedato. Ma col Pescara 10-11 erano di Lega Pro. Però ripeto, bisogna aspettare altre 4-5 partite per avere un po' un giudizio, assolutamente, sul tuo è sempre stato così e sarà sempre così. Poi io penso, come è sempre stato, la classifica si comincerà ad allungare e cominceremo a capire chi potrà lottare per i play-off e chi per salvarsi. E questa è la realtà della Serie B. 21-18, ci fermiamo per l'ultima volta, poi parleremo ancora di calcio, ma ci sposteremo a Teramo per commentare e vedere le azioni e i gol, soprattutto dell'importantissima affermazione dell'11 di Antonino Asta sul Padova, 2-1 il verdetto finale. Restate con noi. Abbiamo 8 minuti a disposizione, allora andiamo a vedere quello che è successo a Teramo, importante affermazione della squadra di Asta, 2-1 sul Padova, ci racconta i 90 minuti il nostro inviato Paolo Durante, vediamo.
Dopo aver tanto seminato, il Teramo finalmente raccoglie 3 punti di platino per il Diavolo al cospetto della super corazzata Padova. Un successo arrivato in rimonta, ma meritato in virtù di una gara in cui i ragazzi di Asta non si sono persi mai d'animo, agguantando prima il pari nel finale di tempo e poi giocando una ripresa di corsa e di spessore tecnico-tattico senza accontentarsi, anche dopo aver realizzato il 2-1. Nel Padova la sensazione è quella che abbia lasciato l'opera a metà, per demerito di alcuni suoi elementi, nonostante lo schieramento iperoffensivo scelto da Bisoli, più un 4-3-3 che un 4-3-1-2. Guidone e Chinellato sono stati davvero impalpabili e a centrocampo i contrasti erano quasi tutti del Teramo. Le scelte: Amadio e Foggia dal primo minuto, con Sales preferito dal Tobelli. Treveniti, qualche avvicendamento di uomini ordinato dal tecnico che ha reso la squadra più offensiva ma anche meno protetta in mezzo al campo. Arbitro della partita Cipriani di Empoli. In cronaca è la troppa di Bisoli a partire forte e sfiorare il vantaggio con Capello. Il suo tiro da fuori viene disinnescato in corner da Calore. 15esimo, il portiere di casa è graziato dal palo che respinge il destro dell'attaccante avversario. Il pericolo scuote il Teramo che risponde 2 minuti dopo con un tiro dal limite di Foggia. Traiettoria angolata, il portiere Bindi costretto a deviare in calcio d'angolo. Al 24esimo il vantaggio del Padova. Madonna mette in mezzo al centro un pallone su cui si avventa indisturbato Capello che insacca di testa. Nell'occasione un po' incerto Calore che aveva prima accennato l'uscita. Si mette dunque bene per il Padova mentre il Teramo sembra accusare il colpo. Ci prova ancora la formazione veneta con Guidone e sarà anche l'unica volta che vedrà la palla. Nel finale di tempo il Diavolo agguanta il pari e una rete bellissima di Varas che controlla di petto un pallone direttamente da calcio d'angolo battuto da De Grazia e poi scarica in porta dove Bindi non può arrivare. Prima rete stagionale per lui con dedica speciale. E innanzitutto per mio padre che mi guarda da lassù e poi per la mia famiglia e la mia ragazza. Ripresa, stessi 22 in campo, il gol partita all'11esimo sugli sviluppi di un corner. Dopo alcuni colpi di testa la sfera arriva di Lari che non ci pensa 2 volte e di sinistro trafigge di nuovo Bindi. E l'apoteosi in un Bonolis in festa. Iniziano i cambi ma non cambia l'atteggiamento del Teramo che continua ad attaccare. 15esimo, punizione, tocco per De Grazia che conclude, Bindi è attento e blocca. Alla mezz'ora Teramo vicino al tris, galoppata sulla fascia destra di Varas, pallone basso in mezzo, buco della difesa, sulla sfera c'è Barbuti, miracoloso il portiere del Padova. In pieno recupero l'ultimo sussulto è degli ospiti, Capello, favorito da un rimpallo in area, può concludere ma il tiro è debole e Calore blocca. Finisce così 2-1, complimenti sinceri al Teramo che centra la seconda vittoria stagionale e sale a quota 10 in classifica. Domenica prossima trasferta a Sant'Arcangelo. Abbiamo dunque visto i riflessi filmati di questo importantissimo successo del Teramo. Fausto Grande, al contrario di ciò che dice Zeman, ma forse non lo pensa realmente, questa è una squadra che dà il meglio di sé quando gioca in maniera guardinga. C'è un fil rouge che sostiene questa tesi, a cominciare dalla gara di Coppa Brescia per proseguire poi nelle ultime trasferte dove abbiamo rischiato pochissimo e abbiamo avuto sempre le chance per fare male. Quando la squadra ha seguito la lettera e i dettami del mister rimanendo corta, abbiamo subito sonore Batoste, vedi Perugia e Cittadella. La riflessione da fare è che forse il Pescara di questa stagione non ha i cromosomi zemaniani, ma questo l'abbiamo detto penso da settimane, Fausto, che questa squadra non abbia le stimmate del calcio zemaniano nei suoi interpreti, questo è poco ma sicuro, in molti dei suoi interpreti, però può migliorare, perché insomma non è che stiamo parlando, il gioco del calcio è bello perché si può sempre migliorare e comunque lo dimostrano giornalmente i giocatori. Quella col Cittadella, io non sono molto d'accordo, quella partita è stata un incidente di percorso perché tutti i giocatori erano proprio completamente fuori fase, è stato sbagliato proprio il tema della partita, il Cittadella ha approcciato benissimo il match, è andato a aggredire alto subito il Pescara invece è rimasto molto basso, non ha saputo né difendere e né attaccare, quindi è stata una partita da cestinare in toto. Gianluca. Assolutamente, capitano queste partite, bisogna, come hai detto tu, cestinarle e fare come ha fatto il Pescara, perché ora abbiamo parlato molte volte del Pescara gioca basso, però molte volte sono le altre squadre, certo. Perché il Pescara non gioca da solo, ci sono anche le altre squadre e tante volte le altre squadre hanno degli ottimi giocatori.
e ti costringono a non fare il gioco che tu vuoi fare e ti costringono a stare un pochino più basso. Ecco, condivisibile quello che scrive Fausto Grande sul fatto che Zeman forse reciti un po', no? Sul discorso della squadra poco offensiva, no? Probabilmente lo sa benissimo anche lui che forse in di questo più momento di più non può avere. Certo. Che Gianluca lo ha ricordato parecchie volte, l'ho detto anche io, ci vuole tempo. L'incidente di percorso di domenica scorsa col Cittadella, magari possono essere tante concause, giocare alle 12:30, quindi un orario un po' particolare, non ti sei allenato durante la settimana in quell'ora, ma questo può anche non significare nulla. Neanche poco. Il Cittadella, a dire il vero, dopo, perché mi sono informato, il Cittadella non ha fatto allenamenti alle 12:30. Secondo me non c'entra nulla. Venivi da una vittoria in trasferta, potevi essere anche galvanizzato, sicuro di fare i tre punti col Cittadella. Infatti adesso sono curioso, come ho già detto, di vedere sabato prossimo la partita contro una squadra esperta, coriacea, che dà tutto in campo e che in panchina si permette il lusso di avere un tal Castaldo che infatti quando entra spesso segna. Squadra esperta. Bravo. E comunque insomma il rientro da un allenatore che ha già avuto 4 promozioni. Mettiamoci anche che i rientri di Palazzi a centrocampo e Mancuso in attacco hanno probabilmente dato quel quid in più alla squadra, insomma, no? Assolutamente, sotto tutti i punti di vista. E adesso aspettiamo i rientri di Proietti, ma certo, io sono curioso di vedere anche lo stesso Lattelà, che non voglio dire che diventerà il titolare fisso in attacco, ma come ricordava il telespettatore Davasto, se non mi ricordo male, durante il corso della partita, magari nel secondo tempo, per spezzare le fila, per rompere le fila, magari in trasferta, può essere che è un giocatore velocissimo. L'organico c'è. E lo ha già dimostrato. Assolutamente. E poi, insomma, Zeman ha ragione su un fatto. La posizione di Brugman può fare e come la mezzala Brugman. Basta che ci creda un po' di più. Ci sta credendo gradualmente il giocatore. Tra l'altro, se un allenatore ti affida la fascia di capitano, significa che crede ciecamente in te. Oggi Brugman, sebbene a sprazzi, ha insomma fatto delle giocate d'autore. Dal mio modesto punto di vista, non so se Gianluca è d'accordo, tu vedi giocare bene Brugman quando gli altri due centrocampisti però giocano bene. Perché se tu hai due centrocampisti che non ti affiancano, non sanno interdire, non sì, sanno. Sì, però vedi il discorso di Brugman metodista. Allora, Brugman chiaramente può fare il regista, lo ha fatto, però lo ha fatto 4 anni fa, lo ricordo per l'ennesima volta con Marino nel 2013-2014 nel 3-4-3, che è una cosa diversa perché erano due centrocampisti centrali. Marino, per motivi contingenti, impiegò Zuparic, che è un difensore, da frangiflutti davanti alla difesa, potendo consentire a Brugman di muoversi a suo piacimento, e Brugman disputò un grandissimo campionato fino all'infortunio. Da quel momento non abbiamo più rivisto il vero Brugman, che può secondo me tornare, perché Zeman vuole che il metodista non lasci la sua posizione, vuole un giocatore di struttura, qual è per esempio Canutè, come è lo stesso Proietti, che faccia girare il pallone di prima. Lui non vuole il giocatore che tocchi troppo il pallone. Certo. Questo è un assunto del calcio. Per velocizzare. Quindi quando è così, Brugman non ha queste caratteristiche nel calcio zemaniano. Infatti oggi, ripeto, quello che tu stai dicendo, Canutè l'ha fatto. L'ha fatto molto bene. Certo, e quindi è con lì Brugman che poi ha un piede e potrebbe giocare in qualsiasi posizione. Sulla qualità di Brugman, insomma, non possiamo aggiungere altro. È giocatore. 21:31 abbiamo visto anche la vittoria del Teramo, complimenti alla squadra di Antonino Asta, domenica trasferta di Sant'Arcangelo, ore 18:30, Teramo che ha conseguito il quarto risultato utile consecutivo, 3 pareggi e una vittoria, finora 2 successi in campionato, il primo contro il Ravenna, sempre allo stadio Gaetano Bonolis, il fondo del Bonolis. Ma ho sentito qualche calciatore, io non l'ho visto, però mi hanno detto che è abbastanza rovinato e molto molto duro. È un terreno infido sicuramente per gli avversari e potrebbe essere un alleato del Teramo proprio per questo motivo. Può darsi. Perché effettivamente è duro, di vecchia generazione, consumatissimo, credo che abbia una decina di anni, non mi vorrei sbagliare, però sì, 2008, quindi ci siamo. 9 anni. Il fondo anni. Mi hanno detto che è veramente molto duro, però non conosco bene le regole. E comunque complimenti alla Teramo per questa vittoria. Roma-Napoli, sempre 0-1?
Sì, è molto, molto convinto il nostro regista Max Paciglio. C'è ancora però un tempo a disposizione per la Roma per pareggiare e perché no anche per ribaltare la situazione. Sta facendo debiti scongiuri il nostro Max Paciglio. Grazie a Gianluca Colonnello, grazie a Vincenzo Cilli che si è sacrificato malgrado. È stato un piacere. Meno male. Allora, è stato un piacere. E questo ci ha noi siamo onorati. Essere vicino a te, all'amico Gianluca. Soprattutto Gianluca. È un piacere sicuramente che non ha paragoni che vedere la Roma. Perfetto, Pescara-Avellino, sabato inizio ore 15, sarà un'altra grande partita da raccontare, noi ci saremo come sempre alle 20 per Terzo Tempo Live, lunedì prossimo tra due giorni naturalmente solo calcio con inizio alle 21. È tutto, grazie e buona serata. Oh, I've been shaking, I love you.